Ciao, bentornati sul mio canale. Oggi parliamo dell'avvitatore a batteria Bosch Go. Prima di continuare a parlarvi di questo prodotto, vi ricordo che il video è in collaborazione con GearBest, un portale con tantissime offerte che spaziano dall'elettronica di consumo, agli oggetti più disparati, fino a prodotti più interessanti per noi amanti del fai-da-te, come questo avvitatore, sempre della Bosch, che ho recensito in passato. Vi lascio il link nella scheda, il link in descrizione. Un'altra cosa che vi raccomando di andare a vedere è il video che ho realizzato per quanto riguarda il Broadlink RM Pro. Un prodotto eccezionale che in abbinamento all'ecosistema Alexa vi apre un mondo, vi rende la casa smart in pochi passi. Nel video ho proprio sviluppato quei passi, cosa bisogna fare per partire dalla configurazione dei dispositivi con l'applicazione di Broadlink fino all'integrazione con l'ecosistema Alexa. Per cui vi raccomando, andate a vederlo, vi raccomando di iscrivervi al canale, attivare le notifiche per non perdere i nuovi video e adesso andiamo avanti. In confezione di vendita troviamo semplicemente il prodotto e sotto il cavo di alimentazione e le istruzioni in lingua a me sconosciuta. Mettiamo da parte la scatola. Questa è un'alimentazione classica da telefonino, quindi USB e micro USB. Potete quindi caricarlo da una pratica power bank. Potete caricarlo col caricabatterie del cellulare o col caricabatterie da auto. Il prodotto è realizzato con materiali di buonissima fattura, al pari di quello che vi ho già mostrato, gomme buonissime antiscivolo e anche tutte le altre componenti plastiche. La percezione qualitativa è veramente ottima. Come strutturato, un corpo molto compatto, sensazione robusta, non abbiamo scricchioli o cosa, scuotendolo e torcendolo è bello massiccio. Qui dietro abbiamo il connettore micro USB per l'alimentazione, il selettore per la regolazione della coppia. Questo selettore ci permette di selezionare avvita e svita e qui abbiamo l'indicazione della carica. Ok, come funziona l'avvitatore? Inseriamo il nostro inserto, selezioniamo se vogliamo avvitare o svitare e premiamo. C'è solo da premere. Ora, le possibilità di utilizzo quali sono? Con tutti gli inserti classici dei cacciaviti, se avete la possibilità di recuperare l'inserto per le bussole, avete anche questa opportunità quindi di andare a montargli le bussole ed avvitare. Adesso ha svitato, se noi lo puntiamo, selezioniamo avvita. Se avete le prolunghe per gli inserti a bussola è un'ulteriore comodità, perché spesso ci troviamo a dover avvitare delle cose dove non riusciamo a muovere la mano perché dobbiamo passare in mezzo dei componenti, penso per un carrozziere piuttosto che un meccanico deve smontare dei pezzi, che ne so, un pezzo di un faro. Adesso per cambiare le lampadine spesso le case automobilistiche si inventano che devi smontare il faro passando con le mani in posti dove voi umani non potete neanche immaginare, quindi queste cose sono molto comode. Prendiamo l'inserto e proviamo a inserire qualche vite. Molto semplice, appoggiamo e premiamo. Questa è la 1, vedete che quando trovo una coppia maggiore si ferma. Adesso per esempio metto coppia 6.
Fate molta attenzione perché se gli date la possibilità di lavorare, ci dà dentro, ha una buona coppia. Ok, ha molta forza, quindi trovate la regolazione. Che è arrivato dalla parte opposta, l'ha messa dentro tutta, non è per niente male. E siamo alla coppia sul 4. Se metto sul 6, mi gira il polso. È veramente ottimo. Per niente male, viti da 4, viti da 5, non si tira indietro su nulla, le caccia dentro tutte fino in fondo, alla potenza massima, dovete stare attenti che vi gira indietro il polso, per cui regolate la potenza adeguata in base alla lavorazione che dovete fare. Vedete che ha una varietà di utilizzi abbastanza ampia, lo reputo veramente comodo, soprattutto in quelle lavorazioni dove dobbiamo andare in fondo ad un cassetto, piuttosto che in spazi un po' angusti dove non riusciamo a fare la manovra col polso, o magari andiamo a rasparci la mano da qualche parte. Aggiungerei altro perché comunque questo prodotto fa proprio della semplicità e della funzionalità il suo punto di forza, per questo motivo non ho 2000 caratteristiche da mostrarvi e da spulciare. Ringrazio GearBest per la possibilità che ha dato a me e a voi di vedere questo prodotto. Vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale, attivare le notifiche per non perdere i nuovi video. Mi raccomando, condividete i miei video e condividete la mia passione. Ciao, alla prossima!